Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi un argomento veramente che interessa a tutti, maschi e femmine. Parleremo di bellezza. Vi darò pochi consigli su come diventare bellissimi in pochissimo tempo senza spendere una lira, anzi un euro. Quindi, se siete curiosi di sapere come fare, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Perché ce ne saranno tanti dedicati alla bellezza e vedremo adesso quali. Quindi, se siete curiosi, non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Io vi mando un bacio e vi aspetto dopo la sigla. Ok ragazzi, allora ho deciso di praticamente creare una rubrica dedicata alla bellezza, intesa proprio come bellezza semplice, cioè come fare a diventare belli, bellissimi, a superare tutti i vari complessi che ci facciamo quotidianamente, che ci facciamo ogni giorno, che ci fanno sentire dei brutti anatroccoli e tirar fuori il cigno che c'è in noi, senza dover spendere dei soldi, senza doverci inventare delle cose pazzesche, ma semplicemente utilizzando quello che abbiamo in casa, quello che già possediamo e soprattutto utilizzando dei piccoli e facilissimi trucchi che ci porteranno a migliorarci sicuramente dal punto di vista esteriore e anche interiore, perché lo sapete che su LR Channel la bellezza è a 360 gradi. Io vi darò in questo video dei piccoli consigli, cioè diciamo che parleremo di quelli che sono i macro argomenti che ci servono, che ci serve insomma di approfondire per diventare belli. Ma nei prossimi video approfondiremo ognuno di questi argomenti, per cui ci sarà prossimamente, sempre una volta alla settimana cadenzato come questo video, ci sarà un aggiornamento e un approfondimento per ognuno di questi 5 punti. Io mi auguro così di aiutare molti di voi che mi scrivono, che si sentono brutti, che si sentono decessi, che si sentono schifosi. Ragazzi, innanzitutto l'utilizzo di queste parole. Non utilizzate queste parole per descrivere voi stessi, in realtà per descrivere nessuno, neanche gli altri, perché sono veramente mortificanti queste parole. Se non vi piace un aspetto della vostra vita, che può essere esteriore, interiore, estetico, morale, spirituale, eccetera, o educativo, per esempio, non dovete far altro che migliorarlo e vedremo insieme come. Prima vi voglio però dire una piccola cosa, voglio aprire e chiudere una parentesi. Questo video mi è stato ispirato da tantissimi di voi che appunto mi scrivono queste cose veramente infelici su se stessi, ma anche da me stessa, perché io ho passato, e ve lo dico davvero con tutto il cuore, ho passato più di metà della mia vita a sentirmi orribile. Usavo proprio queste parole nei miei confronti, mi sentivo brutta, mi sentivo orribile, mi sentivo di valere poco, esternavo tutte le mie paure al posto che tutte le mie gioie. E ho capito a un certo momento che ero io che stavo facendo di me stessa la persona brutta, la persona orribile, la persona che valeva poco. Quando ho cambiato questo modo di fare e questo modo di pensare, la mia vita è fiorita. È fiorita, ho trovato in me stessa tantissima forza per affrontare tutto quello che mi accadeva nella vita, ho trovato tantissime persone disposte a supportarmi, perché al posto di emanare tristezza, infelicità, pessimismo e fastidio, emanavo gioia e forza e quindi sono riuscita a ricreare una vita che non mi sarei nemmeno mai sognata, ragazzi, con pochissimi, pochissimi, veramente ve lo giuro, pochissimi accorgimenti della quotidianità. Quindi sono pronta veramente a condividere con voi ciò che ha fatto bene a me. Vi ricordo che qui su LR Channel l'intento non è quello di insegnare qualcosa, semmai l'intento è quello di condividere qualche cosa che mi ha fatto bene nella speranza che faccia altrettanto bene a qualcun altro. Se questa cosa
funzionasse anche solo per una persona, vi giuro, il mio cuore è già tutto lì, si apre già completamente. Sapendo, perché lo vedo dai vostri feedback, che questo genere di video funziona e arriva al cuore di tante persone, voi non avete idea di quanto io sia felice di crearli e di farli. Questa volta appunto ho creato una rubrica in modo tale che non solo ci saranno questi 5 argomenti di cui parleremo tra pochissimo, ma ognuno di questi 5 argomenti verrà approfondito in un video a sé. Per cui se avete delle domande, se avete qualunque genere di cosa, vi invito a farle qua sotto nell'info box e soprattutto ad attivare la campanella delle notifiche, perché nelle prossime settimane vedremo l'approfondimento di ognuno di questi 5 punti. Ma passiamo subito a vedere quali sono questi 5 punti. Innanzitutto, la vostra pelle. Perché dico la vostra pelle? Perché la pelle è proprio l'involucro del nostro corpo, è il vestito del nostro corpo. Quando abbiamo dei problemi di pelle, io per esempio ho la psoriasi, per cui sento questo argomento in maniera molto viva, però tanti di voi mi scrivono delle coupe rose, delle occhiaie nere, dei nei, delle macchie cutanee, della pelle che si screpola troppo secca oppure troppo grassa, quindi che si lucida in poco tempo. Ecco, la pelle è un qualche cosa che ci mette, che ha il potere proprio di metterci subito a nostro agio o a disagio completo nei confronti degli altri. Mettetemi sotto una X, un cuore, un emoji che volete voi se questo vi accade, perché veramente, ragazzi, io avendo la psoriasi ho girato dal 2005 ho girato praticamente il mondo a parlare di psoriasi con dottori, con pazienti, con scienziati, e mi sono accorta di quanto questa malattia, questa problematica della pelle vada ad inficiare sull'autostima di tutti. Quindi io ve lo dico veramente con cognizione di causa e con esperienza personale. Questa cosa immagino che possa essere, questo disagio immagino che possa essere lo stesso per chi soffre appunto di coupe rose, per chi è pieno di nei, per chi magari ha sul suo corpo delle macchie che non desidera, oppure appunto ha la pelle troppo grassa che si lucida subito, o problemi di sudorazione. Questi problemi sono importanti, non è vero che non sono importanti, tanti li minimizzano perché magari non vogliono farveli pesare di più di quanto già non vi pesino. Non so, mi vengono in mente i miei genitori che dicevano non è niente, sto cavolo, nel senso. E quindi se le persone accanto a voi cercano di minimizzare questi problemi, dite loro che per voi questi problemi sono fonte di grande disagio, però non guardateli come problemi che non sono risolvibili, che non sono assolutamente inquadrabili in una soluzione. Ad ogni problema c'è una soluzione. I problemi della pelle possono essere trattati dai dermatologi, per esempio brufoli, queste cose qua, possono essere trattati da dermatologi quando sono problemi sistematici, quando sono problemi evidenze, diciamo così, di una malattia, come per esempio la psoriasi. Possono essere diciamo contenuti con metodi estetici. Vi faccio l'esempio dei brufoli. Nel mio caso i brufoli erano frutto di una skin care troppo accurata, per cui avevo troppa roba sulla faccia e la faccia non respirava. Mi è bastato imparare a lavarmi il viso in un determinato modo, che vedremo appunto in uno dei prossimi video, e io ho risolto il problema dei brufoli. Ho fatto tantissimi video, li trovate su questo canale, vi lascio le playlist, vi lascio la playlist della skincare, ve la lascio proprio nelle schede. Ho fatto tantissimi video dedicati ai brufoli, a come debellarli in 2 ore, ragazzi, vanno via in 2 ore, non stiamo parlando di 2 anni. Io ci ho messo un anno coi miei, ma perché oramai avevo il viso devastato, ma se avessi saputo prima come trattarli, in 2 ore avrei tolto il problema. Quindi non dobbiamo farci scoraggiare da un disagio di un qualche cosa che è sì fonte di disagio e magari di un disagio anche molto importante, ma si può risolvere. Quindi curate la vostra pelle, questo è il consiglio. Curate la vostra pelle, cercate di arrivare alla fonte di ciò che è il disagio, cercate di capire se è la malattia, se è il fatto che non vi lavate bene il viso, se invece si tratta di dover correggere magari con del maquillage quelle che sono le discromie cromatiche.
Queste cose le vedremo tutte nel video dedicato, però l'importante è che voi vi mettiate in testa che un disagio non è per forza e non è e non ha scritto nessuno che debba rimanere tale. Un disagio si può cambiare. Secondo punto, i capelli. Un altro delle cose, un altro dei feedback più importanti su Heller Channel è dedicato proprio ai capelli. Anche qui vi lascio la playlist dedicata ai capelli nelle schede, andate a guardarla, ci sono pettinature, come mettere le extension, quali prodotti utilizzare, eccetera, eccetera. Comunque faremo un video dedicato anche su questa problematica. Tanti di voi mi scrivono, ma io ho i capelli ricci, io ho i capelli indomabili, io ho i capelli bianchi, io ho i capelli che non stanno, io non ho i capelli, nel senso che li ho molto molto radi. Ad ogni problematica c'è una soluzione. Non fatevi abbattere dal fatto che magari avete i capelli radi. Io ho pochissimi capelli e guardate come l'ho risolta. E non ci vogliono per forza, credetemi, non ci vogliono per forza i miliardi. Tante volte potete fare, e vi racconterò nel video dedicato ai capelli, vi racconterò una cosa che mi è successa personalmente. Se trovo le foto ve le metto anche. Una cosa molto triste che mi è successa qualche anno fa, che però è diventata un punto di forza grandissimo non solo per me ma anche per tutta la mia famiglia che l'ha vissuta con me. A proposito appunto dei capelli, i capelli vanno semplicemente pettinati, vanno trattati. Se avete i capelli molto grassi, lavateli una volta in più. Se li avete molto secchi, magari utilizzate uno shampoo e un balsamo specifici. Se avete delle problematiche di appunto capelli che si diradano, magari state un po' più attenti all'alimentazione. Non c'è bisogno di andare a spendere centinaia di euro in farmacia per fiale, fialette, eccetera. La maggior parte delle volte non funzionano, ragazzi. Magari è utile un buon integratore, oppure è utile cambiare proprio l'alimentazione. E soprattutto, spesso e volentieri, mi rendo conto, non vi pettinate. Cioè, non vi curate davvero, cioè nel senso, oramai avete dato per scontato che i vostri capelli ricci siano indomabili e per cui non vi curate neanche dei capelli ricci, non li pettinate, non utilizzate delle mollette apposta, non utilizzate un balsamo apposta per domarli un pochettino, una schiuma, basterebbe una schiuma per i ricci che costa 3,50 € e i vostri ricci sono a posto. E anche di questo parleremo nel video dedicato. Ragazzi, i capelli vanno semplicemente trattati, vanno semplicemente amati come tutte le parti del vostro corpo. Se ne avete pochi, ci sono soluzioni. Se ne avete molti e sono indomabili, ci sono altre soluzioni. Ma in ogni caso, il punto è amare indiscriminatamente quello che è il vostro corpo, perché il vostro corpo sono cellule che sono lì per voi, vi amano, vi guardano come se voi foste il loro Dio e sono lì che vanno nel tempio delle cellule, pregano Dio, dammi un segnale. E voi cosa dite? Minchia che schifo, ah, che schifo la cellulite, che schifo i capelli, che schifo i brufoli. Cioè, e le insultate, come si possono sentire? Invece voi dovete amarle e dire: hai un problema, cellula mia, ti amo talmente tanto che questo problema lo risolviamo. Questo è quello che io faccio. Se, veramente sembra una cazzata e vi autorizzo a ridere. Però vi garantisco che se partite da questo punto di vista, di grandissimo amore nei confronti soprattutto di quelle povere cellule che hanno dei problemi, soprattutto di quelle parti del vostro corpo che devono essere migliorate, vi garantisco che vi cambia la vita questo. Ma vi cambia veramente la vita ad ogni età e ad ogni sesso, sia che voi siate delle ragazze o dei ragazzi, delle donne o degli uomini. Vi cambia davvero la vita. Amate le vostre rughe, amate la vostra ciccia, amate la vostra magrezza, amate quello che deve essere risolto e vedrete che ci vorrà veramente pochissimo a risolverlo. Terzo punto, le vostre mani. Le vostre mani e i vostri piedi, ci metto dentro anche questo. Normalmente noi non pensiamo mai alle nostre estremità, però le mani, come anche i piedi, soprattutto d'estate, perché d'inverno ovviamente sono nelle scarpe, però io vi dico che anche nella vita privata, quando ho i piedi che magari sono un po' secchi o che magari io non li ho mai sporchi perché veramente ho proprio la mania dei piedi, per cui... Però magari sono un po' secchi, disidratati, magari hanno i talloni che un po' sono quelli che fanno...
io li chiamo i piedi da vecchia, inteso come quelli che hanno le rughe, sembrano un po' una corteccia di un albero secolare, ok? Quando sono così io impazzisco, anche a casa non li posso vedere così, per cui mi faccio la pedicure, mi metto la cremina, eccetera, eccetera. Anche qui, mani e piedi, pensate le mani. Le mani, adesso mi vedete già gesticolare, le mani. Io ho un grosso problema alle mani, che è l'artrite, per cui le mie mani sono tutte storte. Un altro grande problema che avevo fino a qualche anno fa erano i calli, perché suonando la chitarra e il basso, i calli ci sono, e come? Oppure il callo della scrittura, che adesso non c'è più perché scrivo tutto a computer. Comunque, calli, mani screpolate, nocche storte e soprattutto unghie sporche, mangiate e pellicine scavate. Ragazzi, le vostre mani sono il vostro biglietto da visita. Quando conoscete una persona nuova, la prima cosa che fate cos'è? Gli date la mano. Le mani sono ciò con cui tocchiamo noi stessi e gli altri. Dobbiamo averne cura. Lavatele il giusto, perché se vi lavate sempre sempre le mani le screpolate. Utilizzate magari dei prodotti per renderle più morbide, ma soprattutto, io ripeto, non servono i prodotti, ragazzi. Se voi già utilizzate un'alimentazione corretta, difficilmente vi si screpolano le mani. Può essere che effettivamente, soprattutto durante le stagioni fredde, quindi in inverno eccetera, le mani diventino screpolate, e allora lì, anche lì, non serve andare a prendere la crema da 200 milioni di dollari. Avete una crema, ci sono delle creme ottime che costano veramente pochi euro e che vi rimettono in piedi le mani, però abbiatene cura. Tenete, se non riuscite a tenere le unghie lunghe, o se le vostre unghie sembrano tutte gialle, rovinate, tenetele corte. È più bella una mano ben curata con le unghie corte rispetto che una mano con le unghie lunghe tutte vonce, che proprio ti non so come dire, però fin dall'inizio fai fatica, insomma, anche a dare, cioè io faccio fatica a dar la mano quando vedo che qualcuno c'ha la mano voncia. E su qui, anche su qui faremo ovviamente un video dedicato. Però voglio dirvi una cosa, che tanti mi dicono, ma io faccio il meccanico, non ho mai le mani pulite. No, bello mio, o io faccio il pescivendolo, vendo il pesce, la carne o qualcosa. Io conosco, ho tantissimi amici che fanno lavori manuali, muratori, meccanici, pescivendoli, come si dice, elettricisti, cioè fanno tutti questi lavori qua. Anche se la mano è macchiata, perché spesso, soprattutto ai meccanici, la mano rimane macchiata, l'unghia rimane macchiata, ma quando io vedo una mano ben curata, ben lavata, ok, che profuma di sapone, non deve profumare di profumo che copre, ma profuma di pulito, io la mano la stringo volentieri, anche se non è una mano da avvocato, parliamoci chiaro, ok? Quindi le mani, ragazzi, soprattutto le mani, soprattutto, no, per tutti e due, però io parlo da donna. Uno dei punti a grandissimo sfavore dei ragazzi, quando non ero ancora ovviamente insieme a Mr. X, erano proprio le mani. Cioè, se io vedevo nei ragazzi, o i piedi, se io vedevo nei ragazzi mani e piedi non curati, cioè io non riuscivo neanche, cioè, amici sì, ma non si va al di là, perché tu quella mano lì addosso a me non la metti. Quindi vi dico, ecco, ho detto tutto. Comunque vedremo questo argomento, lo approfondiremo molto molto bene in un altro video dedicato. Quarto punto, anche qui feedback altissimi sul mio canale, soprattutto perché magari faccio video haul, video fashion, eccetera, abbigliamento. Allora, molto spesso si pensa che se tu compri vestiti nuovi alla moda della stagione, eccetera, eccetera, allora sei figo. Se no, se utilizzi vestiti vecchi di un'altra stagione, eccetera, eccetera, non vai bene. Però io ho notato che la maggior parte della gente che pensa così, in realtà non si veste, cioè non si sa vestire. Tu puoi utilizzare anche vestiti vecchissimi, e durante questa rubrica ho tenuto solo camicie che ho da tempo, questa qua è dell'anno scorso per esempio, ma ne ho anche due che ce le ho nell'armadio da 10 anni. Inizia a stirarle. Inizia ad abbinarle bene con i giusti colori, magari. Non serve avere la gonna da 500 euro e la camicia da 300, o viceversa. Ti basta anche una roba che hai preso al mercato a 5 euro, ma se la sai ben abbinare e ben scegliere, e vedremo insieme nel video dedicato come fare, in maniera semplice, perché io per esempio coi colori non ci azzecco niente,
e non so abbinare le cose, quindi vi dirò veramente i miei trucchi, che sono proprio negata per certe cose, i miei trucchi per essere sempre figa. E dato che me lo dite voi, vuol dire che anche a voi arriva questo senso di figacitudine, chiamiamola così. E però io spesso ho vestiti che, addirittura io ho magliette e camicette, e addirittura una l'ho utilizzata per la copertina del mio disco, se trovo, cioè vi faccio lo scanner e ve lo lascio. Quella camicetta Commander, quella lì, me l'ha regalata mio padre quando avevo 8 anni e io la utilizzo ancora. Quindi questo per dirvi che non sempre bisogna avere vestiti, scarpe e borse all'ultimo grido. Tante volte basta semplicemente utilizzare alcuni accorgimenti, che vedremo appunto nel video dedicato, per risultare veramente piacevoli a se stessi e anche agli altri. Quinto e ultimo punto, e ragazzi, su Heller Channel non poteva mancare la bellezza interiore. Il fatto di costruirsi un'immagine bella, esteticamente piacevole, esteticamente coinvolgente, che magari rimanga ad esempio per i propri gruppi di pari, per i propri compagni, per i propri amici che dicono guarda quella ragazza com'è bella, guarda quel ragazzo com'è piacente, guarda, magari vi seguono in Instagram, vi mettono un sacco di like. Se voi non coltivate anche la vostra bellezza interiore, è come avere una bellissima scatola senza sorpresa. È come se vi regalassero un regalo con una scatola meravigliosa che voi dite oddio che bella questa scatola, una volta aperta dentro non c'è niente. Quindi tanto più si cura la bellezza esteriore, tanto più bisognerebbe curare anche quella interiore. Ovviamente su Heller Channel trovate centinaia di video dedicati alla bellezza interiore, ma ve ne farò uno specifico, diciamo così, indirizzato a cogliere tutti i punti focali di questa specifica rubrica. Bellezza interiore che si manifesta come? Si manifesta come un linguaggio appropriato, soprattutto per i più giovani, no, ma anche per i meno giovani. Io vedo un sacco di donne bellissime con le mani curate, il trucco perfetto, i capelli perfetti, che poi sproloquiano praticamente dalla mattina alla sera, sono un... cioè in una frase di 5 parole, 4 sono parolacce o volgarità. Non è bello, non è bello vederlo, non è bello sentirlo, non è bello vedere un sentire un vocabolario così volgare su una donna che magari si veste in maniera fine, elegante, molto curata. Idem per gli uomini, stessa cosa. Però gli uomini, diciamo che quando sono con me, nel senso che sono donna, si trattengono probabilmente, sono molto più educati. Le donne invece si lasciano tranquillamente andare. Io vi dico che è importantissima anche questa parte della nostra bellezza. Non è bello vedere una donna o un uomo che sono esteticamente veramente raffinati, curati, si tengono bene e che poi sono sboccati, si lamentano ogni 2 per 3, criticano con parole ed epiteti allucinanti tutti quanti. Sono sempre tristi, sono sempre lamentosi, non è bello, cioè non è bellezza quella. Se curate la vostra bellezza esteriore, abbiate la voglia di parificare, di pareggiare, di mettere in linea anche quella interiore, perché solo così, nel momento in cui vi guarderete allo specchio, anche con un cacchio di pigiama, una cacchio di tuta, vi direte eccomi, sono io. Mi piaccio, questo è quello che volevo essere, questo è quello che volevo diventare e questo è quello che sono diventato. Bene ragazzi, io vi lascio tutte le varie playlist di cui abbiamo parlato nelle schede. Se avete delle domande da fare, fatemele qui sotto. Mi raccomando, scrivetemi tanti commenti perché solo così io posso capire che tipo di video realizzare in futuro. E mi auguro che questo video vi sia stato un pochettino utile e vi abbia smosso qualcosa per fare qualche riflessione su voi stessi. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto vi ricordo di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò, soprattutto per quanto riguarda questa rubrica nuova. È un esperimento perché non avevo mai fatto rubriche beauty, ma avevo sempre fatto rubriche solo sulla bellezza interiore. Ho detto ma proviamo a vedere
se ci funziona anche una rubrica dedicata alla bellezza fisica, alla bellezza esteriore, al senso estetico, insomma. Quindi mi auguro che questa rubrica vi piaccia e vi piaccia come vi piacciono quelle sulla bellezza interiore. Ah, mi dimenticavo una cosa. Per scegliere l'argomento del prossimo video, io farò ad ogni video pubblicato dei sondaggi sulla mia pagina Instagram, in cui vi chiederò: preferite che io parli dell'argomento pelle o dell'argomento capelli? Preferite che io parli dell'argomento, che ne so, mani o dell'argomento bellezza interiore? Quindi, per scegliere i vari video, non dovete far altro che seguirmi anche su Instagram, dove metterò ovviamente i sondaggi. Purtroppo, ragazzi, non posso farli qua su YouTube, se no li farei qua su YouTube, quindi e mi viene veramente oramai difficile, perché ci sono centinaia di commenti sotto i miei video, fare le stime direttamente dai commenti. Per cui, dato che Instagram più o meno oramai ce l'abbiamo tutti, io vi dico: seguitemi su Instagram in modo tale che potete partecipare ai sondaggi e scegliere voi quale sarà l'argomento del prossimo video, ovviamente fin da questo video che state vedendo adesso. A me a questo punto non rimane altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, mandandovi un mega mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.